Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare, come vedete dal titolo, un altro programma che consente di creare esclusivamente a terminale, quindi senza necessità di interfaccia grafica, qualcosa di utile. In questo caso le presentazioni. Quindi questo programma chiamato TPP ci permette di creare delle presentazioni esclusivamente nel terminale, così come creiamo le presentazioni con Microsoft PowerPoint o meglio nel nostro ambito LibreOffice Impress. Quindi TPP è un programma che si paragona a LibreOffice Impress, ecco. Possiamo creare effettivamente delle presentazioni, come vedremo fra un attimo. E come primo punto, dico proseguendo nella serie di video sulle alternative da terminale di programmi molto noti e usati, perché chi segue il mio canale avrà già avuto modo di visualizzare o comunque veder pubblicati altri video su programmi di questo tipo, come ad esempio il browser completamente da terminale eLinks e il foglio di calcolo SCI corrispondente a LibreOffice Calc. Ecco, proseguendo in questa che nel frattempo, quasi senza volerlo, per conto suo spontaneamente è diventata una miniserie. Proseguo appunto, ne approfitto perché trovo queste interessanti indicazioni su questi programmi, proseguo appunto con il corrispondente di LibreOffice Impress. Dunque, TPP, dicevo, TPP è proprio questo, quindi un programma che permette di creare delle slide o che in italiano chiamiamo diapositive, ma forse fin troppo spesso parliamo di slide anche in italiano, per una presentazione a tutto schermo, quindi immaginatevi che sul vostro PC non abbiate per nulla avviato l'interfaccia grafica, il vostro desktop grafico, ma avete avviato il vostro PC in modalità terminale a carattere, sarebbe una presentazione a tutto schermo. Avendo avviato l'interfaccia grafica, io userò per dimostrazione questo terminale, posso anche ingrandirlo a tutto schermo, diventa una presentazione a tutto schermo. Perché no? Ecco, quindi voilà. Quindi tutto schermo ovviamente si intende che sia un terminale, sia il PC con sistema operativo Linux avviato esclusivamente in interfaccia a caratteri e comunque a schermo intero. E quindi funziona senza necessità di interfaccia grafica, quindi è un altro ennesimo programma decisamente leggero, adatto a qualsiasi PC, vecchio, non vecchio, poco performante o meno, sicuramente questo programma funzionerà comunque sul vostro PC. TPP sta per, giusto per informazione, Text Presentation Program, quindi sono le iniziali di questi tre termini. Come per tutte queste serie di video, ormai dico che questo programma funziona senza necessità di interfaccia grafica, con tutti i suoi limiti, ma anche con tutti i suoi pregi, evidentemente. Allora, come si installa? Semplicemente aprendo Ubuntu Software Center e cercando TPP. Una volta installato, abbiamo appunto a disposizione questo programma che, diciamo così, per riassumere in nuce il suo funzionamento, TPP è un interprete di un file di testo nel quale noi editiamo sia il testo che apparirà nelle diapositive, sia i comandi per creare gli effetti, ecco, diciamo così, o la disposizione del testo come vogliamo. Qui sulla sinistra vedete che ho già aperto l'editor di testo Gedit con l'esempio che ho preparato, test underline tpp.tpp, ecco perché diciamo, per convenzione i file che sono creati per essere usati con TPP, hanno l'estensione TPP, sempre che vogliamo metterla. Come voi sapete, ormai penso sappiate, l'estensione dei nomi dei file sotto Linux non è una cosa obbligatoria, ma fa comodo per tante cose, tipo, che ne so, il doppio clic su un file, l'estensione permette di
collegare quel file a quel tal programma che lo gestisce, ecco, ma anche se togliessimo l'estensione funzionerebbe comunque, non è obbligatorio, non sempre obbligatoria, ecco. Può venire utile sotto Linux, ma non è indispensabile come sotto Windows, per esempio, perché se sapete che se togliete l'estensione ad un file sotto Windows, Windows non capisce più nulla, Linux invece capisce benissimo. Comunque, ecco, ulteriore dimostrazione che è un sistema operativo migliore, ma vabbè, questo è un altro discorso. Torniamo a noi, torniamo al nostro TPP, non divaghiamo troppo, e diciamo che una volta installato TPP, io qui vi presento un esempio piuttosto banale, con dei comandi di quelli che saranno sicuramente utilizzati più spesso e più comuni di TPP per preparare le presentazioni. Questo qui è tutto diciamo, lo schema della mia presentazione che ho preparato. Eccolo qua. I comandi però sono ben di più e le opzioni sono ben di più. Per approfondire, come sempre, dico, i miei video sono uno spunto più o meno approfondito di un certo tema, poi spetta a voi, se siete incuriositi, interessati o se avete proprio bisogno di quello che io presento, spetta a voi approfondire ulteriormente se necessario. E per approfondire nel caso di TPP, nel caso presente, il mio consiglio, anzi più che un consiglio, è praticamente un obbligo perché la documentazione sta lì, una volta installato il programma vi trovate in questa cartella USR share doc TPP examples. Possiamo anche andare a vederla, perché no? Non speculiamo su queste cose, quindi incollo qui, mi manca una barretta qui davanti, credo. Ecco, qua dentro ci sono, vedete, svariati file che finiscono con punto TPP. Tutti questi sono degli esempi. Degli esempi che immagino non li ho aperti tutti, ne ho aperto praticamente un paio. Ognuno di questi esempi evidenzia alcuni comandi, alcune opzioni di certi comandi specifici. E quindi potete andare a sbirciare dentro questi esempi per prendere spunto di come impostare determinate cose. Così come in quest'altra cartella, cioè in quest'altra, è sempre sotto doc TPP, quindi vado su di un livello, eccomi qua, ecco qua dentro c'è questo file compresso, readme.gz, questo file compresso che va aperto appunto con il gestore degli archivi compressi, qua dentro c'è praticamente un file di testo con il catalogo di tutti i comandi e di tutte le opzioni. Quindi prendete questo qui, il manuale di riferimento, ecco, che è questo. Quindi se andate col file manager, vi posizionate in questa cartella, come indicato qui, e troverete ovviamente nella descrizione del video, vi troverete questo archivio compresso, fate doppio clic, vi si aprirà e poi il contenuto lo vedrete da voi. È proprio un catalogo, un elenco di tutti i comandi disponibili. Bene, detto ciò, quindi se volete approfondire, ora sapete come fare. E passiamo alla parte pratica, come sempre. Allora, avviando TPP senza nessun parametro, appare semplicemente l'help. Faccio TPP, quindi nel terminale, anzi, qui mi permettetemi di riposizionarmi dove poi ho l'esempio, che poi è più semplice. Voilà, quindi TPP, e vedete che semplicemente facendo partire TPP appare l'elenco delle opzioni di partenza che possono essere usate. Anche qui potete approfondire per conto vostro. Io non approfondisco, queste qui sono le opzioni che potete usare alla partenza del programma. Rispettivamente, magari no, posso fare una pulizia. Ecco, così torno in cima. Dunque, è un file rispettivamente ah, ok, sì, scusate, ho perso un attimo il filo. C'è quell'help lì minimo per le opzioni di partenza, così come c'è sempre il manuale
che è un po' più specifico, il manuale del programma TPP stesso. Vedete, qui ci sono un po' più di opzioni spiegate. Voilà. Poi un file di presentazione, come ho detto prima, di TPP, consiste in un semplice file di testo contenente sì, i comandi che iniziano sempre con due trattini, quindi qui dando una sbirciata qui sulla sinistra avete già capito che questi sono tutti i comandi perché iniziano tutti e due con due trattini, tutte e due, iniziano tutte questo gruppo di righe, iniziano tutte con due trattini, sono i comandi di TPP che poi interpreterà sia il contenuto, il testo che apparirà. E per creare una presentazione si usa semplicemente un editor, cioè Gedit o il Nano nel terminale, vedete voi, un editor di testo normale e si crea appunto un file chiamato qualcosa appunto TPP. Nel mio caso, vabbè, l'editor Nano io l'ho già aperto in Gedit, ma non cambia niente, test TPP.TPP, lo vedete qui, l'ho già aperto. E seguendo la guida appunto contenuta nel file compresso di cui ho detto prima, si può iniziare a scrivere il contenuto della presentazione e inserendo poi i comandi necessari per formattarla questa presentazione, per renderla, per così dire, presentabile. Ecco. Come metodo di lavoro, non so, presumo sia meglio, per esempio, scrivere tutto il contenuto del testo perché l'argomento che vogliamo presentare l'abbiamo in testa, ci è chiaro, quindi buttiamo giù, per così dire, tutto il contenuto, la bozza della nostra presentazione e poi probabilmente è più facile formattarla in un secondo tempo, incominciare a dire qui taglio la slide, la diapositiva la taglio qui, con un enter vado alla prossima, qui metto un sottotitolo, un sommario, insomma, ecco, avete capito, no? Magari, forse, non lo so se è un'idea, un'ipotesi di lavoro, ma ributtare giù prima tutto il testo e poi inserire i comandi dopo, ecco, magari è più facile così. Una diapositiva o slide è separata da un'altra con il comando new page, ecco abbastanza intuitivo ormai in inglese, questo ormai è cosa nota, trita e ritrita, l'ho già detto, la lingua franca nella tecnologia è l'inglese, spesso i programmi, spesso e volentieri, anzi sempre, le loro opzioni sono comunque derivate dall'inglese e mai in un'altra lingua, quindi new page, nuova pagina, quindi questo comando, quando si incontra questo comando, vuol dire termina la diapositiva precedente e inizia quella nuova. Poi, tutto ciò che precede il primo comando new page del nostro file, in questo caso che l'ho aperto, vedete che c'è un comando new page qua. Lo vedete qua, ecco questo è il primo new page di tutto il file, quindi tutto ciò che precede il primo comando new page è considerato sommario della presentazione, quindi per difetto tutto questo contenuto qui che precede il primo comando new page è considerato formattazione contenuto del sommario della presentazione, ovvero della cosa che appare per prima nella presentazione. Che poi segue, dopo quel comando new page, seguono proprio le diapositive della presentazione vera e propria. E in questa prima parte del file sono permessi alcuni comandi specifici proprio per inizializzare la presentazione, che li vediamo poi qui di seguito. Ecco, qui di seguito io, un po' come d'abitudine in questi video, naturalmente non presento ogni comando con ogni opzione, ma presento un po' un sunto dei comandi più utilizzati o che ho ritenuto più utili, creando il mio esempio, quindi li passiamo in rapida sequenza per capire a cosa serve il tal comando. Ecco. Poi una nota, i comandi per essere riconosciuti devono stare su una riga dedicata, quindi per conto loro, ed essere scritti dalla prima posizione. Ecco, infatti qui vedete che ogni comando, quindi ormai avete capito che ogni comando ha i due trattini davanti, ogni comando sta su una riga per conto suo, quindi un comando, una riga, e il comando inizia sempre nella colonna 1, vedete, tutti, due trattini, quello che non inizia con due trattini è testo della presentazione, per esempio questa riga, questo è il sommario della presentazione, avete capito che fa parte della diapositiva che verrà vista, mentre questi comandi non si vedranno ovviamente nella presentazione perché vengono interpretati da TPP e poi vengono, diciamo, nascosti dalla presentazione.
E qui vedete che appunto scorrendo tutto il contenuto di questo mio esempio, vedete che si incontrano i vari comandi che ho inserito nella presentazione per formattarla un po', per mostrarvi qualche effetto, eccetera, eccetera. Voilà. Passiamo appunto ai comandi adesso, la parte più pratica. Dunque, i comandi permessi nel sommario della presentazione, che vi ricordo, è tutto ciò che precede il primo comando new page del file, quindi questa parte. Stiamo guardando questa primissima parte. Qui probabilmente vale la pena a questo punto che faccio partire la presentazione stessa, così mentre vi mostro, vi spiego un comando, lo vedete a livello pratico cosa vuol dire. Quindi faccio partire la mia presentazione di TPP e indico la presentazione che voglio far partire, enter e parte la presentazione. Ecco, voilà. E questa è come dire, il sommario della presentazione. Ecco, adesso che ho una scaletta un po' alta, qui questione di spazio. Ecco, rimpicciolisco la mia scalettina, così vediamo tutto il terminale, anche se non è a schermo intero. Quindi vedete che la presentazione inizia con il sommario, la parte di sommario. Cosa mi mostra la parte di sommario? O meglio, una paginata, diciamo, una diapositiva di TPP mostra sempre in basso a sinistra a quale slide, ovvero a quale diapositiva siamo giunti. Ecco, TPP non, come dire, le sue informazioni le mostra in inglese, non sono tradotte in italiano, quindi invece di diapositiva vediamo slide, ma noi di lingua italiana siamo abituati a chiamarle anche così, quindi non c'è problema. Slide 1 di 5, quindi nel mio esempio la presentazione è composta da 5 pagine, 5 diapositive, e siamo alla prima. Nella prima ho messo i comandi tipici del sommario, dell'intestazione della presentazione, ovvero per esempio, righetta, righetta, author, quindi autore della presentazione. Quindi io ho messo righetta, righetta, author, Nicola Del Morini, ed ecco che lui mi centra il testo, me lo mette un po' in giù, vedete qui c'è uno spazio da sopra, dal margine superiore, e c'è l'autore. Voilà, viene messo così, posso scrivere quello che voglio, ho messo solo nome e cognome. E voilà, è lì in mezzo, ci pensa lui, TPP, a posizionarlo in mezzo e un po' in giù. Poi il titolo, vedete? Righetta, righetta, title, il titolo, quindi ovviamente è il titolo della presentazione. Qui ho messo una semplice presentazione, bla 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 bla, e lo vedete qui, lo mette lui centrato e in grassetto, ci pensa lui per difetto a dargli questi effetti. Una semplice presentazione per questo video tutorial, perfetto. Poi posso mettere, non sono obbligato a metterle queste cose, io ho messo un po' tutto così per mostrarvi come si fa e come si presenta. Comunque c'è la data, ecco la data della presentazione che ha dei valori possibili, due valori possibili, diciamo così, il today, che è una parola fissa per dire oggi, quindi la data corrente, e in questo caso, per esempio, vedete la seconda forma del comando, io ne ho messe due, naturalmente una sarebbe superflua nella presentazione effettiva. Per dimostrazione ho messo due volte la data per mostrarvi due formati diversi. Allora, il primo è un formato statico, ovvero ho messo un venerdì 12 settembre, quando oggi è il 9 settembre, vabbè, ho messo qualche giorno nel futuro per, diciamo, quando si terrà la presentazione, ho già messo una data statica e lui la mette in mezzo, la centra e scrive quello che ho scritto io. Date venerdì 12 settembre. Qui il comando date non fa nient'altro che centrare e posizionare il testo della data sotto il titolo. Sotto il titolo perché ho messo nell'ordine prima il comando titolo e poi il comando data. Avessi invertito le cose, sarebbe stata la data prima e il titolo dopo, non è che, giusto per capirci. Poi ho messo anche un formato diverso di data, nel senso di usare la parola chiave today, cioè quindi la data corrente, questo ci pensa il sistema TPP, vedete che qui invece del 12 settembre esce il 9 perché oggi è il 9, e poi gli ho dato anche il formato, diciamo, europeo nostro, quindi per evitare il formato americano,
o di altri paesi, ho forzato e ho messo giorno, mese e anno con questa forma. Questi formati della data sono gli medesimi del comando date del terminale, quindi si può andare a vedere il manuale di quel comando per capire quali formati si possono assegnare a una data. Comunque, gli si può dire date, che è il comando, righetta, righetta, date, today, scusate, che è la parola chiave, spazio e il formato che gli si può dare. Qui vedete giorno, giorno, spazio, mese, in cifre, spazio, anno. Ecco, il mese, siccome ho detto che il programma TPP non è tradotto in italiano in quanto tale, il mese, mettessi il formato di metterlo in lettere, scriverebbe il mese in inglese, quindi ho preferito, tagliare la testa a toro e mettere anche il mese in cifre, quindi il 9 settembre 2014. Comunque ripeto, le due date ovviamente sono superflue, qui è solo per scopo dimostrativo. Ecco la data, abbiamo visto i due formati, qui nella scaletta ci ho spiegato queste cose, le avrete anche nella descrizione del video comunque, così come nel manuale del programma. Poi c'è il comando heading, che è l'intestazione praticamente. Ecco, qui ho messo proprio un po' tutto, quindi oltre al titolo, quindi una semplice presentazione, il titolo principale, ho messo anche un'intestazione del sommario, se vogliamo metterla così, un sottotitolo, ecco, heading in questo caso forse più un sottotitolo, TPP, l'alternativa intelligente, vabbè. Vedete che lo mette un'altra volta in grassetto e lo centra, fa tutto lui questo comando, per difetto si comporta così. Poi inserire tutto il testo necessario per il sommario, e qui io l'ho messo il testo per il sommario, quindi queste righe che non iniziano con i due trattini sono testo mio del sommario, li vedete riprodotti qui. Questo è il sommario della presentazione, due punti, solo qualche riga di testo, ta ta ta, presentazione ta ta ta, che sono questi due punti. Chiuso la slide, la diapositiva del sommario, metto appunto new page. New page taglia, fa concludere la prima slide e fa iniziare la prossima. Accanto a new page ci ho messo il nome della pagina perché opzionalmente il comando new page io posso darlo anche senza dargli nulla e TPP darà un nome standard a questa diapositiva, ma se io metto un nome, poi quando userò la funzione che mi permette di saltare da una diapositiva all'altra, sarà più facile per me orientarmi se gli metto un nome che conosco, che so che gli ho dato quel nome per un determinato motivo. Quindi sfrutto questa opzione del comando new page, faccio uno spazio e scrivo il nome che voglio dare alla prossima slide, quindi dicono fai nuova pagina e la prossima pagina diapositiva sarà l'agenda della presentazione. Ecco che adesso, dopo il sommario della presentazione, posso cominciare con i comandi permessi nel resto della presentazione, ovvero nelle vere slide di contenuto. E qui ovviamente new page nome, ecco, qui quello che ho appena detto, posso dargli un nome alla pagina, alla diapositiva che segue. Poi c'è ancora il comando heading che è permesso anche qui come titolo della slide. Quindi come navigare, tra l'altro adesso io navigherò nella presentazione, ma come navigare ve lo dico fra un attimo dopo che abbiamo passato i comandi. Quindi vado alla seconda slide, vedete qui 2 di 5. Il heading, il titolo di questa slide è agenda, lo vedete qui, heading agenda, e poi metto i miei tre punti dell'agenda della presentazione e poi arriva un nuovo new page che sarà l'introduzione all'argomento, eccetera, eccetera. Ecco, poi adesso non stiamo a passare tutto il file in questo senso perché avete capito il meccanismo. Vediamo, mi fermo dove ci sono comandi che non abbiamo ancora visto, tipo with border. Ecco, with border dice con bordo, con il bordo, quindi crea una cornice attorno alla diapositiva. Quindi la prossima diapositiva vedete che è incorniciata. Vedete qua? È incorniciata, tutta incorniciata. E questo comando with border incornicia il contenuto che segue in quell'ambito di questa diapositiva. Quindi vedete che la diapositiva 3 ho deciso di
impostare un bordo. E questo è quel comando lì. Tre trattini mettono in pausa la visualizzazione del contenuto all'interno di una diapositiva, quindi si interrompe all'interno di una diapositiva. Quando una diapositiva è visualizzata completamente, appare un asterisco in basso a sinistra. Ecco qua. Allora, torno un attimo alla diapositiva precedente. La diapositiva agenda è completa così, quindi se io premo il tasto per continuare, andrà sulla prossima diapositiva e lo si capisce dal fatto che c'è l'asterisco qua in fondo. Questo asterisco vuol dire questa diapositiva è visualizzata tutta. La prossima azione che fai apparirà la prossima. La prossima diapositiva, che è quella con la cornice, vedete che non c'è l'asterisco. Vuol dire che quel testo che vedete qui non è tutto. Non è tutto lì. C'è ancora qualcosa. E questo perché c'è ancora qualcosa? Perché ho usato questo comando di tre trattini, ovvero due trattini che vuol dire comando e un trattino che vuol dire quel comando. Il trattino lì vuol dire pausa, quindi questa diapositiva non è visualizzata tutta. E in effetti, se premo il pulsante per proseguire, vedete che appare ancora qualcosa. Non c'è ancora l'asterisco, vuol dire che non è ancora tutto. Premo lo spazio un'altra volta e vedete che è apparso l'asterisco. Adesso sì, ho visualizzato tutta questa diapositiva. E vi ho già detto appunto che per far apparire tutto il contenuto ho premuto per esempio spazio. Ecco. Poi dettaglierò meglio i tasti per navigare. Comunque avete capito che in una diapositiva, oltre a mostrare il suo contenuto, posso anche interrompere dove voglio per esempio spiegare meglio. Ecco, non so, ho mostrato questa parte di testo, mi soffermo un attimo. Premo il tasto per andare avanti, appare un'altra parte, mi soffermo, appare un'altra parte, mi soffermo e poi vado avanti. Ecco, un po' come veramente come LibreOffice, Impress o PowerPoint. Queste cose sono comuni nelle presentazioni. Poi c'è un altro comando particolare che è Begin Output, vediamo un po' dove lo incontriamo. Ecco, nella prossima diapositiva, scusate. I due comandi, a dire la verità, c'è un begin output e un end output, quindi tutto quanto c'è entro questi due comandi, li vedete qui, begin output ed end output, quindi nella prossima slide, li vediamo, eccoli qua, tutto quanto c'è, il testo che c'è in questa diapositiva, e tra questi due comandi è incorniciato, quindi questa volta la cornice non è su tutta la diapositiva come quella di prima, ma è sul specifico paragrafo. Vedete qui c'è il mio titolo e incorniciato questo paragrafo. Tra l'altro non c'è l'asterisco in fondo, vuol dire che non è finita lì. Quindi andiamo avanti e vedete qui già un prossimo effetto. Il prossimo effetto è dato da questi altri due comandi, begin shell output e end shell output. Quindi tutto quanto è contenuto fra questi due comandi, vedete qui begin shell output e end shell output, tutto quanto è contenuto fra quei due comandi lì è incorniciato né più né meno che per i comandi, che come per i comandi precedenti, vedete che è uguale, è la cornice identica, non è che cambia, è incorniciato perché lo scopo di questi comandi è anche di incorniciare il testo, ma in più, se una riga di testo inizia con un dollaro, come vedete qui, dollaro esiste, e lo vedete anche qui nella slide, dollaro esiste, se inizia con dollaro, questo begin shell output simula la digitazione del testo come se lo stessimo digitando sul momento. Avete visto com'è? Adesso ve lo rimostro. Ecco, adesso arriva. State attenti, appena attivo dopo questa pausa il begin shell output, vedete che sta scrivendo, simula come se io stessi scrivendo a terminale in quel momento. Ecco, un effetto carino. Resta il dollaro, ma è un bel effetto carino anche questo. Quindi avete capito, eh? Begin shell output in cornice, in più se c'è il dollaro, tutte le righe iniziano col dollaro, gli dà quell'effetto. Poi, siamo quasi alla fine, begin slider, end slider. Ecco, questo comando
Tutto ciò che c'è all'interno di questo comando, per esempio, dico per esempio perché ce n'è una serie di questi comandi. Begin slider vuol dire inizia a scorrere, quindi il testo lo fa scorrere. In questo caso, io nel mio esempio, ho usato lo scorrimento da destra, quindi vedete begin slider da destra, right, e end slider, right. Tutto il testo che si trova all'interno di questi due comandi, inizio e fine di scorrimento da destra, mi entrerà nella diapositiva da destra. Avete già intuito ovviamente che ci sono gli stessi comandi per la sinistra, per sopra e per sotto. In effetti qui lo dico per gli altri lati con finale left per far entrare da sinistra, qui ho scritto sbagliato, ecco, left da sinistra, top per far entrare le righe, il testo da sopra, e bottom per far entrare il testo da sotto. Che effetto è? Lo vediamo nella prossima slide. Ecco, lo vedete, da destra mi sta entrando questo testo, che è quello che vedete qui nel mio gedit. Tutto questo testo è sotto l'effetto di scorrimento. Avete visto che mi è entrato, ripeto, così lo rivedete, adesso qui aspettiamo che finisca quest'altro effetto. Ecco, lo vedete, entra da destra. Quindi altro effetto possibile nelle nostre slide, questi effetti, da destra, da sinistra, da sopra e da sotto è possibile. Poi c'è ancora un ultimo comando, e giusto per vederne ancora uno in più, è il center, ovvero center è intuitivo, vuol dire centra, centra il testo, quindi centra la riga di testo. Vedete che l'ultima riga dell'ultima slide della mia brevissima presentazione, ho voluto scriverla al centro della diapositiva. Buon lavoro con TPP. Vedete, ho messo center che richiede come parametro il testo da centrare, quindi comando center e la riga per centrare. Ok, quindi finito un po' la panoramica di alcune, ripeto, alcune opzioni e solo alcuni comandi di quelli disponibili per TPP, perché sono di più in realtà, passiamo all'ultima parte, che è quella dei comandi non di formattazione ma di navigazione nella presentazione, quelle che vi ho promesso durante il video finora, per navigare nella presentazione. Quindi c'è un comando L che in realtà non è che fa navigare nella presentazione, ma il comando L permette di rileggere il file di presentazione senza uscire da TPP ed è utile quando state creando la presentazione. Cosa vuol dire? Che se io modifico col mio editor di testo la presentazione, voglio vedere come appare, se mi sta bene così, io la posso lasciare continuamente attiva. E premendo L maiuscolo o minuscolo viene riletto senza dover uscire e richiamare il programma. Per esempio, cambiamo proprio solo una stupidata qui, giusto per farvi vedere, ci aggiungo ciao, quindi l'ultima frase qui, buon lavoro con TPP, ci ho aggiunto ciao, salvo il file, vengo qui nella presentazione, premo L e aspettiamo che finisca l'effetto, premo L, avete visto che ha riletto il file, quindi la slide, l'ha riletta, vedete, buon lavoro con TPP, ciao. Quindi per formattare l'ideale è avere questo comando L, perché posso continuamente richiamare le mie slide dove sono e formattarla, quindi modifica, salvo, L e avanti, così molto più veloce che continuare a uscire e rientrare dal programma. Poi la barra spaziatrice, la freccia in giù della tastiera, la freccia destra della tastiera visualizza la prossima sezione di una diapositiva oppure la prossima diapositiva se è stata visualizzata tutta. Quindi ecco, questi qui sono i comandi famosi di cui vi parlavo per navigare nella presentazione. Quindi io torno alla prima e ho la possibilità per andare sulla seconda diapositiva, quindi una possibilità barra spaziatrice. Vedete, sono andato sulla slide 2 di 5. Torno sulla prima. La seconda possibilità è la freccia in giù. La terza possibilità è la freccia verso destra. Ecco, tre possibilità ho per navigare in avanti, diciamo così. Per navigare indietro, quindi, quando sono sulla diapositiva
più avanti della prima, per così dire, per tornare sulla prima ho queste altre possibilità. B maiuscolo, B minuscolo, che sta per before, quindi per prima, quindi premo B e torno sulla slide 1, premo la freccia in su, quindi il contrario della freccia in giù per tornare alla slide 1, rispettivamente freccia verso sinistra, il contrario di quella destra, per tornare su, quindi tre possibilità anche per navigare indietro, quindi navigo avanti, navigo indietro. Scegliete voi qual è il più facile da tenere presente per voi. Ecco, magari per me, non so, intuitivo dire freccia in giù, vado avanti, freccia in su, torno indietro e tengo mente solo quella. Però ho queste tre possibilità per ogni direzione di navigazione. Poi l'aiuto, quello che io vi sto raccontando adesso, l'avete premendo il comando H, cioè la lettera H, oppure punto di domanda. Quindi se io premo H, vedete che qui, seppur in inglese, ma vi spiega quello che vi sto spiegando io adesso, cioè quali comandi usare, quali pulsanti premere della tastiera per fare qualcosa, per navigare nella vostra presentazione. Poi premete qualsiasi tasto per tornare alla slide. Rispettivamente punto di domanda fa la stessa cosa. Ultima precisazione è il, come dire, il navigare non di una slide alla volta, ma in qualsiasi slide vogliamo, quindi mettiamo che abbiamo una presentazione di 100 diapositive, voglio saltare alla 50, poi la 25, poi tornare alla 90, posso farlo con il comando J, il lungo che sta per jump, quindi saltare di qua e di là, maiuscolo o minuscolo, voi premete il J, il lungo sulla vostra tastiera e cosa vi fa TPP? Vi presenta l'elenco delle slide e qui salta fuori l'importanza di dare il nome, il vostro nome personalizzato alle slide. Quindi la prima, vabbè, prende il nome, la prima è il sommario, è la prima, l'inizio della slide, della presentazione, la slide 1, quello è il suo nome, quello lì. Poi vedete che io man mano ho dato il nome alle varie diapositive, quindi l'agenda, l'introduzione, l'esempio, le conclusioni. Quindi qui posso scegliere. Qui in basso mi dice quale slide devo saltare. Io posso scegliere, dico voglio andare direttamente alla 4, premo 4 e faccio Enter e lui mi si posiziona direttamente alla 4. Non mi sta bene lì, vado alla 2. Non mi sta bene lì, vado direttamente alla 5 e così via. Ecco. E anche per questo TPP che trovo onestamente interessante, voi immaginatevelo a schermo intero, ok, adesso qui ho la mia scaletta in primo piano, ma immaginatevelo a schermo intero, insomma, con magari con, come si dice, collegato a un retroproiettore il vostro PC, fate la vostra presentazione, secondo me non ha nulla da invidiare alle presentazioni che si possono fare con i programmi più sofisticati come Impresso o PowerPoint. Pur se quelli con grafica, effetti grafici possono essere più o meno divertenti, ma se veramente è una presentazione per concentrarsi sul contenuto, qualche effettino lo si può fare anche qui, non è proprio grafica ad alto livello perché non è un programma grafico con interfaccia grafica, ma diciamo che è l'ideale per concentrarsi veramente sul contenuto della presentazione, credo io, e non ha nulla da invidiare a quelli più sofisticati. Voilà, quindi chiuso anche questo video. Come sempre, spero vi sia risultato interessante o utile sapere che c'è questa alternativa da terminale, ulteriore alternativa da terminale. E non mi scordo mai di dire che sono alternative da terminale che possono sembrare magari obsolete, oppure, non so, inutilizzabili rispetto ai programmi di oggi, più moderni, più user friendly, più grafici, più tutto, però ricordatevi che se il vostro PC ha dei problemi di risorse, oppure l'interfaccia grafica non parte perché avete fatto qualche pasticcio di sistema o si è rovinata qualche configurazione, non vi parte più il vostro desktop grafico come Unity qui, per esempio, avete pur sempre in Linux la possibilità di avviare il vostro sistema soltanto con l'interfaccia caratteri e pur avendo solo l'interfaccia caratteri, grazie a questo e altri programmi, che
che funzionano solo nel terminale, avete la possibilità effettiva di essere comunque almeno se limiti, con certi limiti ovviamente, ma operativi in vari ambiti. Ripeto, come il foglio di calcolo, il browser, qui le presentazioni, anche se siete solo con il terminale disponibile, siete comunque operativi nelle operazioni di ufficio più frequenti, ecco, diciamo così. Voilà, con questo veramente concluso. Vi attendo alla prossima occasione e vi saluto. Ciao ciao!